Giovanni Legnini, capolista alla Camera per il Partito Democratico, voi avete definito il quadro in netto anticipo rispetto alla coalizione di centrodestra che ancora deve scegliere e schierare i propri nomi per il Parlamento. Beh, noi abbiamo definito noi, ma l'hanno definito i cittadini elettori il quadro. Noi abbiamo fatto liste che sono assolutamente rispettose della graduatoria stilata da 30.000 elettori sulla base di valutazioni provenienti dalle nostre candidature, e poi con l'integrazione e la sistemazione della direzione nazionale del partito che ci ha prestato non più 4 ma 3 candidature esterne, tutte assolutamente di rilievo e di valore, e poi con queste capolisture, la mia e quella di Stefania Pezzopane, abruzzesi, che costituiscono una novità molto rilevante. Quale potrebbe essere il ruolo di Giovanni Legnini a Roma? Questo io non lo so, non dipende da me, non lo decido io. Ciò che è certo è che il Partito Nazionale, Bersani in persona e tutto il gruppo dirigente, nel riconoscere a noi abruzzesi, il primo e il secondo e la seconda uscita dalle primarie, questa funzione di capilista, consideriamo che nel Lazio è Bersani il capolista, per dire, in Lombardia è Bersani, nelle Marche è Letta, ha dato un segnale ben preciso e noi ci aspettiamo che a questo segnale poi seguano fatti concreti, non tanto e non solo per soddisfare aspirazioni di chiunque, quanto per restituire, questa è la nostra battaglia, la nostra regione, all'Abruzzo, il ruolo che ci spetta a livello nazionale, tornare a contare a livello nazionale. Questa è la chiave per il futuro della nostra regione, a fronte del disfacimento in atto e lo sfarinamento in atto del campo del centrodestra del PDL. Campo del PDL a livello regionale, non sono ancora decisi proprio i confini dei vari partiti. Questo cosa potrebbe comportare da qui a un anno, quando si voterà per le regionali? Noi allo Stato possiamo solo valutare sotto il profilo politico questo fuggi-fuggi, diciamo, verso questa lista o listarella o quest'altra approdo, da destra i Fratelli d'Italia, Monti, non Monti, della galassia che compone l'attuale compagine già, diciamo, molto precaria, che sostiene il governo Chiodi. Poi vedremo, insomma, questo dipenderà anche dall'esito delle elezioni politiche, che tipo di conseguenze avrà questo sparpagliamento delle truppe, diciamo, in quel campo politico, che è destinato a un certo ridimensionamento. Per quanto riguarda invece il centrosinistra, PD, SEL e il Centro Democratico di Tabacci, che sta recuperando consensi anche in Consiglio regionale. Guardiamo con molta simpatia questa iniziativa di Tabacci e di Donati, che può costituire una novità importante in termini di consenso, in termini di strumento politico nuovo per ospitare coloro che rifiutano la deriva un po' populista, diciamo, e estremista che viene sul fronte della lista Ingroia e così via. Quindi è una novità che potrebbe segnare qualche passo rilevante per l'oggi e per il futuro. Lei ha parlato prima dei problemi dell'Abruzzo, uno sembra essersi risolto, quello del porto, con un pressing istituzionale, però rimangono tante le emergenze aperte, a partire dalle vertenze occupazionali che stanno interessando l'Abruzzo, con record di cassa integrazione. Noi stiamo stilando una lista di impegni per l'Abruzzo, nel momento nel quale diciamo e sosteniamo e ci proponiamo con quell'obiettivo che dicevo prima, quello cioè di far contare l'Abruzzo in Italia, questo lo vogliamo fare sulla base di impegni concreti, precisi. Alcuni sono quelli a cui lei si riferiva, questa del porto per esempio, non è finita la partita, c'è l'aspetto infrastrutturale che dovrà essere affrontato e finanziato, ma ci sono le partite degli altri porti abruzzesi, quello di Ortona piuttosto che quello di Vasto e così via, ma ce ne sono infrastrutture. Al primo posto ovviamente c'è la ricostruzione, che finalmente sta partendo, sta decollando, ma che dovrà ancora essere sostenuta con molta forza, c'è la sanità, c'è l'edilizia sanitaria, c'è la politica industriale, che per noi costituisce una priorità, il lavoro prima di tutto. Ecco, io
penso che nei dintorni di una efficace ricostruzione post terremoto e di una politica industriale che non si limiti solo a contrastare le crisi, ai noi molto rilevanti, che si stanno manifestando, dentro questo perimetro vi è la chiave per ricostruire una speranza, una fiducia del futuro, per il futuro della nostra regione. Fotografia dell'Abruzzo nel 2013, fotografia dell'Abruzzo nel 2018, scadenza che dovrebbe essere naturale per il Parlamento. Quale elemento vorrebbe togliere Giovanni Legnini e quale elemento vorrebbe aggiungere invece a questa fotografia? Io vorrei aggiungere più lavoro, vorrei aggiungere più efficienza infrastrutturale, perché l'intelaiatura infrastrutturale è ferma da troppo tempo, e vorrei aggiungere più giustizia sociale, meno famiglie povere, meno disoccupati, meno persone in difficoltà. Vorrei togliere meno le chiacchiere, la demagogia, il populismo, la celebrazione di risultati che sono solo apparenti, come quelli che vediamo celebrati in questi giorni con i manifesti 6x3 in giro per l'Abruzzo, quello cioè che Chiodi avrebbe ridotto le tasse quando invece le ha solo limate in una misura infinitesimale rispetto al carico fiscale complessivo, a fronte di un aumento che è stato operato in questa legislatura. Quindi è come quei commercianti che fanno i saldi dopo aver aumentato i prezzi dei prodotti. Volendo parlare proprio di elezioni regionali, Legnini era indicato da tutti come lo sfidante di Gianni Chiodi per la guida della regione, adesso però, dopo il consenso riscosso alle primarie, sembra che per Giovanni Legnini si aprano le porte più importanti, quelle di Roma. Non lo so, questo non dipende da me, io sono un soldato della mia partito, ma soprattutto dei cittadini elettori. Adesso noi affrontiamo questa sfida elettorale nazionale, l'anno prossimo c'è quella regionale, valuteremo tutti insieme se sarà necessario o meno una mia presenza anche su quel fronte lì. Adesso noi siamo concentrati a vincere le elezioni politiche per cambiare il nostro paese. Come è noto, le partite si giocano, la partita rilevante si gioca in tre regioni, quelle macro, Lombardia, Sicilia, Veneto. Nel Lazio credo che non ci siano problemi, lì si stanno apprestando misure organizzative, iniziativa politica, dislocazione di forze per fare in modo che non si ripeta la situazione del 2006 che portò molti guai al nostro paese. Per quanto riguarda infine il governo del paese, da Roma come potrà influire su quello regionale di Gianni Chiodi in questo anno che porterà le elezioni? Ma il governo nuovo che ci sarà un governo proiettato nel futuro, un governo di cambiamento. Il governo Chiodi è un governo destinato alla scadenza politica immediata, e quindi non so quale incrocio ci sarà. Noi abbiamo tutta l'intenzione e la determinazione, ovviamente, una volta al governo nazionale, se gli elettori ce lo consentiranno, di aiutare la nostra regione, chiunque poi sia al governo della stessa.